Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome. E non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Gesù non solo vuole che preghiamo come Lui prega, ma ci assicura che se anche i nostri tentativi di preghiera fossero del tutto vani e inefficaci, noi possiamo sempre contare sulla Sua preghiera. Dobbiamo essere consapevoli. Gesù prega per me. Una volta un vescovo bravo mi raccontai che in un momento molto brutto della sua vita, di una prova grande, tutto buio, guardai in basilica in alto e vide scritta questa frase: io Pietro pregherò per te. E questo gli ha dato forza e conforto. E questo succede ogni volta che ognuno di noi sa che Gesù prega per lui. Gesù prega per noi. In questo momento. Fate questo esercizio di memoria, di ripetere questo. Quando c'è qualche difficoltà, quando siete in orbita delle distrazioni, Gesù sta pregando per me. Ma Padre, questo è vero? È vero, lo ha detto Lui stesso. Non dimentichiamo che quello che sostiene ognuno di noi nella vita è la preghiera di Gesù per ognuno di noi, con nome e cognome, davanti al Padre, facendole vedere le piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza. Sorrette dalla preghiera di Gesù, le nostre timide preghiere si appoggiano su ali di aquila e salgano fino al cielo.